L'intenso 2016 del Museo Internazionale delle Ceramiche si chiude in Cina con una mostra dedicata ai 1000 anni della ceramica italiana, con 150 opere appartenenti alla collezione del MIC. Un'esposizione itinerante che solo nella prima tappa si prevede possa ricevere oltre 300.000 visite. Numeri altisonanti, come è stato altisonante l'anno che il museo si lascia alle spalle, grazie alle mostre internazionali, l'organizzazione di Arcillà, i 40.000 visitatori annuali e il finanziamento da 1 milione di euro versato dal governo per promuovere la ceramica italiana. Il 2017 si aprirà quindi nel segno della continuità, proseguendo i rapporti con l'Oriente. Si instaurerà una collaborazione con i musei di San Domenico di Forlì e, in assenza di Argillà, si concentrerà l'attenzione sugli artisti faentili di maggior rilievo internazionale, come Nonni, Melandri, Gatti, Guerrini e Calzi. Sì, è stato un anno molto impegnativo per tante attività e tante esposizioni che abbiamo portato avanti in Italia e all'estero. Abbiamo appena inaugurato la mostra della Cina il 9 di dicembre con un grandissimo successo di pubblico e di visitatori, e il 1 milione di euro, come abbiamo più volte sottolineato, servirà a portare avanti progetti importanti non solo per Faenza ma anche per il mondo della ceramica, quindi non sarà destinato solo al territorio faentino, ma porterà avanti tutta una serie di progetti di eccellenza italiani dedicati non solo alla tradizione ma soprattutto all'arte contemporanea e all'alto artigianato, che è una nostra vera eccellenza nazionale. Inevitabilmente il bilancio 2016 del MIC non può che passare attraverso Argillà, la prima volta che avete organizzato la manifestazione, una manifestazione che è andata molto bene. Sì, Argillà è stata un po' una sfida che abbiamo accolto con tutto il nostro personale che ha aderito a questa iniziativa, portando diciamo un risultato importante non solo tanto per il museo ma soprattutto per il nostro territorio e ovviamente la nostra città. Le oltre 90.000 presenti che si sono registrate nei 2 giorni e mezzo di questa kermesse lo testimoniano, oltre a tutto l'indotto che è stato molto positivo. È stato un esperimento che è andato molto bene, di cui siamo molto orgogliosi, e adesso stiamo già preparando l'edizione del 2018. È stato un anno anche di mostre importanti, la mostra Made in Japan, giusto per citare gli ultimi stili di vita europei, si sta concludendo appunto, anzi appena iniziata, quella in Cina. Che anno è stato quindi da questo punto di vista? La mostra in Cina racconta 1000 anni di storia della maiolica italiana, quindi non solo Faenza ma l'Italia protagonista di un linguaggio che per i cinesi è molto importante. Siamo andati nella patria della porcellana, dove millenariamente stanno realizzato manufatti di grande eccellenza, appunto in questo oro bianco come veniva definito all'inizio del secolo, e abbiamo portato il nostro fare, la nostra grande artigianalità e i nostri artisti. È un percorso molto bello, molto elegante, che racconta proprio di una capacità tutta italiana, e abbiamo portato anche un po' di Faenza, perché all'interno della mostra i supporti didattici hanno voluto portare e mostrare gli interni delle nostre botteghe con alcuni elementi tipici del fare la maiolica. Dalla Cina il MIC passerà anche in Corea nel 2017, ma che 2017 sarà per il museo? Sarà sempre un anno di grandi attività e soprattutto di attività in rete, e questo è un po' l'obiettivo, è stato l'obiettivo di questi anni, che ha portato grandi successi. Il dialogo con le altre istituzioni per noi è fondamentale, e portare avanti progetti assieme è vincente. Inizieremo con il DECO, che sarà un progetto focalizzato a Faenza sulla ceramica del nostro territorio, l'espressione déco degli anni 20 e 30, assieme ai musei di San Domenico di Forlì, dove invece verrà indagato a 360 gradi il déco attraverso le arti principali. E poi proseguiremo, appunto, anche per concludere il progetto europeo che è stato ospitato qui a Faenza, con le sedi di Riga e Tallinn, quindi altre due bellissime città dove anche in questo caso la maiolica italiana sarà protagonista. E poi andremo avanti con la Corea. La Corea è un progetto legato alla Biennale di Incheon, quindi
quindi anche in questo caso un progetto contemporaneo, in cui ci è stato richiesto di mostrare artisti contemporanei, scultori contemporanei di eccellenza, non solo faentini ma italiani. E poi chiuderemo, dico sempre in bellezza perché con Achille Calzi si parla solo di grande bellezza, di grande gusto, di grande stile, una mostra dedicata a questo protagonista, appunto Achille Calzi, tra simbolismo e liberty. Federico Lega per Faenza Web TV.